Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 24 del 2016 di Electric Motor News. Come vedete siamo in esterno al porto turistico di Lovere con il nostro cameraman Daniele Drago perché abbiamo una puntata particolare. Abbiamo trovato un amico che è arrivato da lontano e adesso scoprirete chi è. E insieme a lui vedremo i servizi che abbiamo preparato per questa puntata dove parleremo del bus Mercedes-Benz Future con il City Pilot che è un sistema di guida autonoma. Vedremo anche degli scooter di Oxygen che vengono ripristinati a una nuova vita da Ecorrent SRL di Grassobbio in provincia di Bergamo e vedremo anche un prototipo Nissan da 48 kWh che è stato allestito in Barcellona. E vedete adesso questa Tesla Model S che compare dietro di me, che è quella del nostro amico Nils Hafner, che arriva direttamente dalla Norvegia, come potete vedere dalla targa, ed è la persona di cui vi parlavo. E chiaramente sarà un gusto poter condividere con lui questa puntata, la numero 24 di Electric Motor News. Welcome to Italy. Thank you. And so, how is it possible to arrive from Norway with an electric car and just here to Italy? So, ask our public is very interested about it. It is possible, through the Tesla È Supercharger possibile grazie ai Tesla to reach the Supercharger Barcellona che si trovano Norway. lungo il So percorso, it's quindi è actually veramente molto very facile easy e di fatto la guida è come quella di un'auto just like a bus. convenzionale. How many times Quanto tempo ci do you vuole per charge? arrivare da Oslo fino a qui? How many times I charge? I think between 8 Allora, per quanto riguarda il tempo di fermate, per la ricarica tra 8 e 10 volte, ma ti puoi fermare you can quando non just è completamente scarico flip the oppure door fare una and ricarica quasi a let the pieno, automatic ma in charge ogni caso è for a veramente couple molto of minutes. facile. You will know that you maybe can drop one charger, etc., etc. But all the way it's very easy. Of course, you are in holidays Qui sei in here. vacanza, quindi con una buona programmazione del viaggio penso sia molto facile, anche perché immagino che mentre ricarichi ti fermi a mangiare, vai a fare shopping o qualcosa del genere. Or something similar. Yeah, that's true. That's true. Sì, è vero, è vero. The Con distance ogni you can ricarica reach facciamo with dai the bus from 250 ai 400 km, per 234 questa ragione a Nissan. volte ti fermi soltanto per 10 Sometimes you minuti e just add a ricarichi una little piccola bit quantità di elettricità. electricity Mentre to se the ti vuoi car fermare a to mangiare o a fare altre cose, puoi Sometimes ricaricare per in una place maggior that quantità you di go to tempo. eat, etc., etc., you can spend some more time there. We would like to Noi invite vorremmo you to invitarti a pass guardare the insieme Nissan questa Future puntata di Electric Motor News e mi and piacerebbe sapere cosa ne pensi della guida what do you autonoma. think about autonomous driving? The only experience for me is by with this car. Ho esperienza perché c'è nella macchina e From posso dirti che dalla Norway to Norvegia here, fino I a think I qui ho spent usato per oltre la metà two-thirds of del the tempo il time of this sistema di car guida automatica. more than I drive myself. You know, I ask you because Te in lo the chiesto next perché il service prossimo servizio che vedremo è we will quello del see the Mercedes-Benz Future Mercedes-Benz Bus con Bus City with City Pilot, Pilot, ovvero il sistema di guida autonoma per autobus Mercedes-Benz brevettato for da Mercedes-Benz. autonomous driving bus. We will see.